Allora, buonasera a tutti e grazie di nuovo per avermi invitato. Io avevo scritto al rappresentante 5 Stelle dopo la visita che c'era stata all'aeroporto. Io sono tornato a Latina da un anno, sono stato per 13, quasi 14 anni a Milano e un po' all'estero in giro e tante persone della mia età, 33 anni più o meno, ne conosco un tot che se ne sono andate da Latina in cerca, diciamo, di un'occupazione professionalizzata di un certo tipo e trovavano o la volarizzazione verso Roma o altrove, questo in generale. E nel essere andato fuori, diciamo, anche spesso all'estero, su Berlino e su Londra, ho visto tante realtà di imprese high-tech, io provengo dall'informatica e dintorni, che hanno spessissimo trovato anche una volontà di ritornare alla propria città d'origine, però spesso, come nel caso di Latina, devo dire, io ci sono tornato per dare una mano in famiglia, come cosa, sacciarti di salute, e non si sono trovati in un territorio magari non adeguato a quello che poteva essere uno sviluppo di una professionalità medio-alta, che non si riesce più bravi o meno, però ci vuole un certo territorio locale. Il tema dell'aeroporto di Latina l'ho seguito, essendo stato lontano e venendo quindi spesso a trovare più la mia famiglia, quella che è la mia città, l'ho seguito negli anni, ho visto varie associazioni nascere, ho provato a frequentarle tutte, cioè prendevo il mio bel trenino, Frecciarossa, venivo e sono andato a trovare chi? Associazione Aeroporto di Latina, zero. Marchettone di chi voleva candidarsi. Associazione, mettiamoli alla Latina, mi sono sembrate tutte brave persone, però i risultati comunque non hanno portati. E da quello che ho potuto, ripeto, sempre con questo approccio forte di seguirla un po' a distanza, adesso stando da un annetto di nuovo alla Latina con l'intenzione di interessarmi un po' di più, vedere la politica locale che faceva propaganda di ogni genere. Nell'interessarmi di questa cosa e provando a dialogare con i vari interlocutori che ci potevano essere, mi sono anche fatto un po' l'idea nel guardare quali altre realtà hanno avuto uno sviluppo dei cosiddetti aeroporti regionali, spesso chiamati poi aeroporti low cost. E in questo, siccome forse ho un modo di fare forse un po' ingegneristico di formazione da informatico, preferisco guardare abbastanza dei dati, poi uno può piacere o no un contesto, però comunque i dati sono sicuramente interessanti e books.google.it eccezionale al riguardo. Francoforte Hahn è nato come aeroporto in modo spontaneo da parte di un gruppo di imprenditori che si sono consorziati a Hahn, che non c'ha niente a che vedere con Francoforte, sono quasi 100 e passa chilometri a riguardo. Tra l'altro è interessante sapere che Francoforte gli ha fatto causa a Hahn e al consorzio perché usava il nome Francoforte. E Francoforte Hahn è un aeroporto, uno dei casi di successo insieme a Parigi Bobo e a Orio al Serio, che ha avuto come aeroporto regionale, devo dire, Orio al Serio è un discorso a parte, Parigi Bobo e Francoforte Hahn sono nati senza il contributo finanziario delle realtà locali, cioè della ipotetica provincia di Latina o di Chieti Prezzo, cioè sono nati come delle iniziative normali. E questo tipo di aeroporti, che oggi fanno, Bobo fa 3 milioni di passeggeri all'anno, Hahn ne fa 3 e mezzo, dove Hahn però si è diversificato e ne fa il 40% cargo e il 60% passeggeri per riuscire a bilanciarsi, e hanno portato, e questo non sono opinioni ma sono fatti, dati numerici, a importanti sviluppo di settori di indotto che sono più della produzione in termini di valore aggiunto della pura attività di trasporto. Cioè, se prendiamo Orio al Serio 2005, questi sono dati della Bocconi, Orio al Serio 2005, quindi Bergamo, valore della produzione dell'attività aeroportuale 556 milioni di euro, valore per categoria di spesa dell'indotto 548 mila euro, di cui il sto buttando male poi perché uno dice c'è i numeri, allora c'è ragione, però era per dare un attimo un contesto che è importante, almeno per quanto mi riguarda. E spese solo per pernottamenti il 33%, spese di accesso l'8%, altre spese legate al turismo 58%, quindi di una spesa che individualmente è superiore a tutto il valore della produzione dell'attività aeroportuale. Quindi un aeroporto low cost genera un indotto superiore alla sua produzione stessa. Non è vero che è una cosa che uno arriva
che se ne va. Certo, bisogna farlo magari in altri posti, sono stati sicuramente più bravi. Io ci tenevo a sottolineare che Bovo e Anna non sono nati con il contributo del pubblico, sono nati in modo abbastanza indipendente. E ci tenevo anche a sottolineare alcuni aspetti, per esempio quali sono le dimensioni. Bergamo, popolazione 2010, 118.000 abitanti, Latina, parlando della città, 119.000 abitanti. Cioè, non è che a Bergamo, io ho vissuto a Milano, vicino a Bergamo, spesso non è che sono più bravi di noi, magari sono un po' più bravi a organizzarsi, questo è poco ma sicuro. Sono riusciti nell'arco di 20 anni a fare uno sviluppo aeroportuale che l'ha portato ad avere 8 milioni di passeggeri all'anno, avere un indotto che è quasi il doppio della produzione aeroportuale. Quindi l'aeroporto, diciamo, l'attività aeroportuale genera sicuramente dell'indotto. Indotto che è normalmente categorizzabile in tre tipi. Io questo ce lo voglio mettere anche un fattore che non definirei emotivo, ma direi di ispirazione. C'è un indotto diretto, c'è un indotto indiretto, quindi parliamo puramente di picci economia. E poi c'è un indotto detto catalitico, cioè nel momento in cui non ci si trova in una provincia che è estremamente mal collegata, che ne vogliamo dire, comunque Latina è mal collegata con il resto del mondo, cioè raggiungere l'autostrada è un delirio, raggiungere l'aeroporto è comunque un delirio al tempo stesso, in generale. E nel momento in cui si ha uno sviluppo di una frequentazione sempre più internazionale o anche nazionale, ma comunque di persone che portano una cultura diversa, si crea veramente una apertura mentale dell'ecosistema. Io non so se è una correlazione diretta con l'aeroporto o meno, però i tecnologi VAC a Bergamo fioriscono molto più che a Brescia o addirittura che a Milano. Può essere che ci sia una relazione riguardo la quantità di voli che collegano Bergamo con Londra? Cioè, stiamo parlando del fatto che oggi, se l'aspirazione di una persona che ha 30 anni a Latina e vuole fare, diciamo, una carriera o avere un'aspirazione internazionale, ma vuole magari mantenere delle relazioni con la famiglia, il logo è fatta di compromessi con offre. Quindi io penso che quando ci sono, questa è una opinione ovviamente, non è un dato veramente soggettivo, che quando c'è così tanto fermento, che si parla di aeroporto, così tanto rumore, perché ci sono tante aspettative e tante aspirazioni. Aspirazione di poter fare un minimo più di mix culturale, non solo di poter avere più trasporti, più turismo, questo ne consegue. Cioè uno sviluppo, se hai più gente che transita sul tuo territorio, è ovvio che se richiede un piano ben organizzato, sicuramente c'è, diciamo, c'è maggiore anche sviluppo economico, però lo sviluppo culturale è proprio la apertura mentale che ne consegue. Io personalmente, da quando sono tornato a Latina, dopo tanti anni che sono mancato, percepisco questa, voluto dirlo, visione provinciale, questa visione forse un po' campanilistica, però che sono stato parecchio in giro. Mi piacerebbe tanto che una città come Latina io potessi permettermi di poter creare un'azienda internazionale. Perché? Perché se Latina fosse ben collegata a livello internazionale, ma poi a portare gente da Londra, da Berlino, da Parigi, ma da dove serve? Perché? Perché nel mondo globalizzato non conta dove fare cose, ma conta come riesci a creare valore aggiunto e trasmetterlo, il fatto di essere ben collegato, perché poi comunque per quanto c'è internet ti devi spostare. Ora, perché mi sono interessato diciamo, cioè, ho colto l'occasione, ho detto ma vediamo, una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto riuscire a fare e che ho notato in questi anni è stata disinformazione atavica, proprio informazioni, un'informazione del tutto parziale e spesso e volentieri, diciamo, basata su quello che è l'interesse politico di breve termine di qualcuno che deve fare una macchetta politica perché si deve fare leggere o qualcosa del genere. Questo mi sembra anche abbastanza chiaro. Allora mi sono detto, perché non fare qualche azione? In questo sono andato a cercare all'epoca l'associazione aeroporto del Latina, mettiamole al Latina, cioè cercare delle comunità, delle persone che potessero essere interessate, con cui magari condividere anche un approccio. E da lì l'idea, perché non creare una comunità online di opinione e di azione che non debba necessariamente essere a favore o contro, che però possa da un lato tenere le idee e da un altro lato mantenere i fatti. Perché? Perché oggi a tutti gli effetti non c'è un ambito di discussione sul tema aeroportuale di Latina.
comunque i budget della difesa si riducono, se questo io dico, dico dei se, dei se, magari qualcuno ha dei dati, magari qualcuno potrà portare dei dati fattuali, realistici. Se l'aeroporto si ridurrà di dimensioni o addirittura c'è un programma di medio periodo per andarsene, se, sono tutti se. Però il problema è ragionare sui se. Allora dicevo, creiamo, provare a creare un gruppo di discussione che mi permetto di dire, benché siamo in un ambito molto più vicino al Movimento 5 Stelle, che sia quanto più apolitico possibile, in modo da non avere poi conflittualità tra chi partecipa, che diciamo qui c'è questo bollino, qui c'è quest'accia, come cosa. Mi è capitato spesso e volentieri di fare iniziative di attivismo anticorruzione, soprattutto in Nord Africa, Est Europa e Sud America, ambiti dove le iniziative, se vuoi fare trasparenza, in generale non ci sono bollini politici spesso e volentieri, quando c'è un intento comune. E come primo outcome, creare questo gruppo di discussione con una blanda o inesistente moderazione, quindi se c'è qualcuno che avrà voglia di sfogarsi, che si sfoghi, è utile, poi di solito gli imbecilli fanno parte, gli imbecilli si autoisolano, mentre quei pochi ambiti di discussione provenienti dalle realtà associative sono sempre stati molto controllati. E poi una raccolta ordinata e pubblica di tutti i dati e documenti relativi a fatti e atti relativi a tutti gli enti coinvolti. Faccio un esempio. C'era questo fantomatico progetto commissionato 10 anni or sono all'Università della Sapienza della provincia, qualcuno l'ha visto, un documento fatto da tecnici che parlavano di come poter adeguare la pista vuoi alle esigenze Ryanair oggi o vuoi alle esigenze EasyJet dopodomani, vuoi alle esigenze cargo con investimenti, potevano essere la sintesi, sta sul sito della Camera di Commercio di Milano, cambiato la struttura del sito da 7 milioni a 13 milioni di euro di costi di adeguamento pista e dov'è questo studio? Se adesso c'è una rappresentanza politica, diciamo, un po' più indipendente, dovrei utilizzare questo termine, il 5 Stelle, recuperiamo questi dati, perché questi dati stanno in qualche cassetto della provincia. Però magari questo studio tecnico può essere di estremo interesse anche per capire se è una manzana, o se invece è un elemento di valore, anche per porlo a confronto con quella che è stata la crescita di Parigi Beauvau. Non so se qualcuno di voi vi è mai capitato, io nel 99 sono andato a Parigi Beauvau, sapete come era fatto? C'erano dei terreni agricoli attorno, una doppia pista lunga, poi un tendone, non era neanche un capannone, era un tendone di quelli fatti con i miraggi. Adesso fa 3 milioni e mezzo di persone, che ha generato un indotto per la regione fantascientifico. Quindi è importante fare le proporzioni, non è che per fare l'aeroporto serve chissà che cosa. Tra l'altro, come funzionano questi aeroporti? Modelli economici. I modelli economici, per il motivo per cui Fiumicino non funzionerà purtroppo, sono basati sul fatto che il vettore deve comunque pagare dei costi per attraccare, per avere servizi aeroportuali, i bagagli e quant'altro. Gli aeroporti regionali low cost sono basati ovviamente sul fatto che applicano o una tariffa zero, puntano a lavorare solo sull'indotto e quindi fare margini solo su quello, o fanno una tariffa assolutamente blanda. Cercano poi di bilanciare il balance sheet sulla base di quello che è anche l'attività cargo, perché tutti lo costano anche cargo. Non è che è a Fiumicino, aeroporti di Roma, a Ryanair, vi date le mazzate, che il traffico comunque non è sufficiente. Nel momento in cui ci fosse un'iniziativa, fosse anche privata, che andasse a trattativa con una delle grandi major, vengono subito nel momento in cui hanno l'opportunità di potersi muovere. Parigi Beauvau o Francoforte Anna, questo termine è poco appropriato, stanno in cure lunghi, cioè all'inizio c'era un servizio autobus che ci voleva 1 ora e mezzo per arrivare a Parigi, si fa molto prima di arrivare da Latina a Roma come cosa. Quindi le condizioni, guardando queste 3 esperienze diverse, certo le alzate sull'autostrada e tutto un altro tipo di collegamento, però guardando Anna e Parigi Beauvau, io non ci vedo assolutamente niente di male finché Latina possa ripetere un'esperienza simile. E quindi dicevo, punto numero uno era pubblicazione di fatti e atti, cogliere l'occasione di questi legami politici indipendenti che provengono anche dal mondo 5 Stelle e iniziare a raccogliere dati, metterli a disposizione. Un'iniziativa simile è stata fatta per il caso Costa Concordia, che ha generato tanta discussione, si chiama concordiaveritas.org, raccolgono atti, commenti. Poi da lì le discussioni vanno da un'altra parte. Altro aspetto, l'identificazione, documentazione, trasparenza di tutti gli
gli stakeholder, che in inglese significa portatori di interesse, cioè quali sono i diversi soggetti che vogliono mantenere lo status quo rispetto a quelli che vogliono realizzare uno stato civile, uno scalo civile, e per quale motivo? Cioè, banalmente, magari sono informati, ma mentalità troppo schematica, una tabella molto chiara che dice questi soggetti sono a favore per questo motivo, questi soggetti sono contro per quest'altro motivo. Questa idea, questa picture, non ce l'ha chiara nessuno in questo momento. Sì, a seconda del livello di conoscenza, conosco Tizio, Caio mi ha detto che, però mi sembra aver capito che la linea è anche abbastanza piccola, abbiamo la rete, iniziamo a sfruttarla anche per creare un po' di aggregazione. Poi una cosa che forse è poi un'iniziativa di trolling, però mi piacerebbe, perché affinché si smettesse di fare speculazione politica, iniziare a fare anche un'attività di monitoraggio politico, cioè una mappatura che può essere anche fatta a ritroso da questo punto di vista e potrebbe tirare fuori divertenti risultati, di tutte le opinioni espresse da chi opera nell'ambito politico favorevole o contrario, di quali sono le promesse effettuate e di quali sono state le azioni effettuate. Questa è una cosa tipica che viene fatta con un amico indiano di Mumbai, che ha fatto per le elezioni federali, si chiamano le political scorecard, cioè tu fai le tesserine in cui per ogni politico su un tema specifico dici che cosa ha fatto, detto o promesso come cosa, e poi ci metti dei colori verde e rosso. Iniziare a colorare di rosso quelle che sono le azioni dei politici che se lo meritano, magari li incentiverà a essere colorate di verde. E in questo, all'epoca, cosa che avevo già fatto, cercare di dialogare con le associazioni che ho citato prima, che per cui però non c'è stato grande risultato, avevo anche cercato di dire, vabbè, prendiamo un po' di brand, facciamo in modo di evitare che prima qualcuno voglia fare una speculazione, poi c'è la porta di una politica, la porta di una politica. Se si volesse creare una comunità con questo tipo di approccio, quindi prima di tutto una raccolta documentale, la creazione di un gruppo di discussione, una molteplicità di gruppi di discussione, favorevoli, contrari, aspetti tecnici, aspetti non tecnici, perché poi nel momento in cui si recuperasse magari il progetto che è stato realizzato, serviranno sicuramente pareri tecnici, e l'identificazione di tutti i soggetti che sono a favore o contrario, che hanno da guadagnarci o che hanno da perderci qualcosa. Banalmente ci sono sicuramente delle aziende che operano nell'indotto magari nei confronti della struttura militare, senza avere assolutamente contro queste aziende, e sicuramente legittimamente per sopravvivere fanno lobby contro questo tipo di potenziale iniziativa. Semplicemente vorrei il nome e cognome e il tipo di servizi che vengono erogati di queste aziende. Perché? Perché è trasparenza, altrimenti si crea una dinamica di lobby intraprovinciale che ricalca in qualche modo le dinamiche di tipo nazionale. Io, essendo per di più diciamo un outsider che è tornato insider alla Marina, vorrei sapere come provare a dialogarci con questo tipo di interlocutori. Ecco, questa era un po' la mia sintesi nel quello che mi piacerebbe fosse poi un'azione che cerca di ridurre l'ambito delle idee soggettive, cerca di riportare un po' di oggettività, ma soprattutto cerca di raccogliere quella che è l'aspirazione, perché di gente anche di Latina che se ne è dovuta andare da Latina per questioni professionali e che sarebbe felicissima di poter tornare, di cercare di portare magari anche quelle che sono le proprie relazioni di affari fatte fuori da Latina, dentro Latina, se fosse meglio collegata, e mi sembra che l'aeroporto è una delle pochissime possibilità di meglio collegare Latina come cosa. Ce ne sono tante. Con Giulio viviamo a Milano, facciamo un master a Bocconi, ne conosciamo tanti che se ne sono andati, tornerebbero felicemente. Certo, il collegamento della provincia con il resto del mondo è uno dei fattori determinanti affinché ci possa essere questo riflusso di professionalità nei confronti della provincia. Aperte e chiuso la parentesi, scusate. Grazie Fabio. Io adesso, proprio perché sono d'accordo con te, che perché anche a me piace una discussione blandamente moderata, hai detto, quasi per niente moderata, io evito di dire tutto quello che avete detto, quindi metto giustamente il cerotto e lascio parlare loro, poi casomai interverrò dopo, non da moderatore. Allora, prego. Io sono rimasto. Sì, me li sento perché stavo ascoltando, quindi non c'era una Allora, niente, il discorso Francesco. Emiliano.
Vabbè, volevo fare una piccola premessa, la Dina Scalo c'è un gruppo... Scusate, ci diamo un tempo di... Sì, io direi che le domande sì, anche le facciamo un po' ping pong. Allora, praticamente, ecco, giusto così una informazione... Facciamo un 3 minuti a testa, ma anche bene. Un'informazione... Ok, 5 minuti a testa? Quando vuoi inizia. Sì, scusate, Allora, niente, era una piccola informazione con Pasqualino, già noi ci siamo incontrati, era solo per mettere a corrente che alla Tina Scalo è nata un'iniziativa di un gruppo del Movimento 5 Stelle che sta verificando e controllando il combustore, l'inceneritore che così chiamano alla Piosette. La Gordelfarm, sì. Perciò praticamente stiamo un attimo un pochettino seguendo questa situazione. Mi risultava che non è che è stato chiesto un ampliamento, ma è semplicemente una veste. È stato chiesto non l'ampliamento del, perché quello quando è stato fatto già è stato fatto con questo scopo. Esatto. Adesso è stata chiesta l'autorizzazione a bruciarci anche le cose esterne, non solo quelle di produzione interna. Allora, poi per quanto riguarda l'analisi fatta da Fabio, secondo me bisognerebbe un pochettino verificare quale potrebbe essere, diciamo, i pro e i contro di un aeroporto regionale, vista anche la vicinanza che c'è di Fiumicino e poi anche del cattivo collegamento che esiste. È vero che ha portato ad esempio tanti aeroporti che sono nati così in campagne agricole senza nessun collegamento, senza nessuna infrastruttura e poi si sono evoluti nel tempo e hanno portato numeri importanti. Però bisogna vedere qual è l'impatto che poi si ha sul territorio e fare una valutazione oggettiva di quali possono essere i pro e i contro, perché sì, io ho 3 milioni e mezzo di passeggeri, ma ho devastato tutta una pianura pontina, non parliamo poi solamente di Niffa che sta dietro l'angolo, ma la Tina Scalo, la stessa Latina e quant'altro, perché insomma il decollo di un aereo che possa essere qualsiasi aereo di linea, io abito in campagna, sono vicino a Latina, quando parte un aereo MB 339, cioè io lo sento fino a casa mia. Parte, e quello è soltanto un piccolo aspetto, diciamo, c'è da fare una valutazione attenta, insomma, sotto questo aspetto qui. Perciò, insomma, ci vorrebbe, secondo me, uno studio un po' più approfondito per verificare, insomma. Sono un po' spaventato dall'aeroporto, ecco, io lo dico personalmente, insomma. Ok, bene. Grazie. Pasqualino? Sì, intanto volevo dire alcune cose, ma... Per quanto riguarda l'aeroporto militare, abbiamo notizie del fatto che debba essere trasferito, debba essere chiusa la scuola? No. Non ci sono, però in realtà stanno tagliando i fondi, perché comunque se l'aeroporto non viene supportato dagli aerei addestratori, non c'è quasi ragione più di esistere, se non hanno più la possibilità di addestrarsi, no? No, quindi... gli aerei saranno sostituiti quando ci saranno delle notizie certe sul problema tecnico degli aerei. Avevano detto che per luglio avrebbero saputo della malattia di cui soffrono gli aerei e da quello avrebbero deciso. O ripararli o sostituirli o comunque integrarli, quindi significa comunque che la scuola continuerà a vivere qui da noi. Quindi già questo potrebbe essere un segnale del fatto che se la scuola rimane probabilmente non si potrà neanche fare l'aeroporto. Il lavoro civile, insomma, questo è difficile che mollino. Poi un'altra cosa, io lavorando vicino all'aeroporto, perché lavoro in un ministero nato, quindi lavoro più vicino, ma io so che la pista non è adatta a supportare aerei di una certa dimensione, cioè in effetti fanno fatica anche gli aerei militari, quelli i turbo aerei tipo il C27J, il G222, diciamo che sono relativamente piccoli. E anche gli stessi aerei, quelli privati, non si conosce tipo il Falcon, quelli che usa anche l'aeronautica, non riescono ad atterrare tutti sulla pista perché è corta. Quindi significa che la pista deve essere ampliata in lunghezza sicuramente e poi dovrà sicuramente essere anche raddoppiata. Cioè, adesso Fabio
c'è uno studio, il costo per fare questo ampliamento, cioè è stato, esiste uno studio che valuta queste, queste spese, cioè se vale la pena poi affrontare una cosa del genere, perché da come adesso non potrà sicuramente essere utilizzato come aeroporto di aerei low cost, tipo Ryanair, cioè al massimo qualche aerocargo, qualche turboelica, ma di piccole dimensioni, quindi a me non sembra che... C'è questo studio che poi sarebbe riuscito a recuperare, perché ha recuperato il suo insieme, che era stato visionato dalla provincia, realizzato dalla Sapienza, che diceva che per ci sono due livelli di allungamento e adeguamento di pista fattibili, uno che permetteva ai vettori Ryanair di poter atterrare, il costo complessivo di adeguamento era sui 7 milioni, mentre per poter far atterrare anche gli EasyJet, che sono un po' più ampi perché fanno anche più lunga gittata, era da 13 milioni di euro. Questo sarebbe, da quanto da un PowerPoint che è sul sito della Camera di Commercio, che saranno 20 slide, che dice qual è la sintesi. Siccome conosco bene, cioè sicuramente la parte che è andata verso nord dell'aeroporto è ampliabile, di proprietà di una signora che magari, come dice Presidente, conosce un grande proprietario del dire, che sta sulla strada che va da via Schido fino a Cisterna, praticamente fino a un'altra Magnifica. Quindi lì, non so, adesso magari lì si potrà fare una contrattazione per quanto riguarda l'acquisto di terreni, proprio per ampliare verso nord, però verso sud non c'è possibilità di ampliamento, mi sembra, almeno a livello urbanistico non mi sembra che ci sia, quindi già questo mi sembra un po' un ostacolo per la realizzazione dell'aeroporto. E poi un'altra cosa, cioè, se Fiumicino non vuole più gli aerei, perché Ciampino, scusate, rifiuta l'aeroporto, malgrado tutto quello che magari quel minimo di indotto che ha portato, noi siamo esattamente nella stessa condizione, cioè non è l'aeroporto quello di Oil al Serio oppure di quello di Parigi o di Francoforte, anche che stanno magari, sono nati in mezzo alle campagne, quindi a livello di intorno non avevano nulla e non davano fastidio a nessuno, ma noi abbiamo che Latina sta praticamente a 500 a un chilometro dall'aeroporto, effettivamente, cioè non è l'impatto sulla popolazione, se dovesse sempre ipoteticamente parlando che magari un domani verrà ampliato come raddoppio di pista o allungato eccetera, e poi magari facciamo atterrare aerei di certe dimensioni, non dico i 747 ma anche aerei un po' più piccoli tipo i regionali, comunque l'impatto sulla popolazione è devastante sicuramente, cioè, io che casa, personalmente sono favorevole perché vedo una possibilità nell'aeronautica, magari vedo un futuro nelle comunicazioni anche regionali, la possibilità di avere magari piccoli aeroporti che possono collegare in modo più fluido le diverse città, magari inquinando con vettori che inquinano meno, questo potrebbe essere anche il futuro, però Latina non la vedo come, territorialmente non la vedo come un posto dove far nascere un aeroporto che ha un elevato traffico aereo, diciamo, e questa è una cosa. Poi quello che volevo chiedere era anche un'altra cosa, noi come Movimento 5 Stelle non puntiamo molto sul fatto della, cioè vogliamo cercare di far sviluppare più il turismo e le attività locali che attività che magari sono più di impatto sul territorio e magari sono attività che in realtà non si conciliano con quella che è la realtà locale. Cioè se quello che tu dici che vieni da fuori e trovi una realtà provinciale, ma non è che se fai l'aeroporto Latina cambia aspetto, anzi, da quello che abbiamo visto, ogni volta che si fa una media opera, grande opera, spesso ci mette la mano sulla maglia, la camorra, quindi tutto ciò che viene fatto è sempre un po' finalizzato a quello di avere poi il tornaconto economico, quindi noi cerchiamo invece di lavorare più su quello che abbiamo, quindi abbiamo l'IF, abbiamo il turismo, abbiamo i paesi dei Monti Levini, abbiamo il mare, Fogliano, cioè abbiamo l'agricoltura. Però c'è la difficoltà, gente. No, aspetta, il discorso è un altro, che noi, cioè, il tavolo turismo ha lavorato, lavora in modo diverso, diciamo, da quello che tu puoi pensare, nel senso che si punta più a un turismo un po' più, diciamo, come si può dire, informato e indirizzato, cioè non è un turismo di massa,
però deve essere un turismo consapevole. Allora, non è che il territorio può cambiare aspetto portando un aeroporto, il territorio cambia aspetto quando tutto intorno, le infrastrutture e le proprio può offrire migliora. Grazie Pasquale. Siccome sono un attimo come referente del tavolo turismo, dico il turismo io di tipo endogeno nel nostro, cioè la comunità locale innanzitutto si fa carico di quello che serve, va bene? Chiaramente è una visione differente di chi è portatore di un interesse alto, come ho già detto prima, quindi quello che confermo quello che ha detto Pasquale, ma anche se non è nel tavolo turismo. Diciamo, ormai questo non significa che noi diciamo no a tutto, però io personalmente non è che anzi. No, ma assolutamente io, se fosse per me l'aeroporto andrebbe fatto, ma non qua alla Latina, per dirti, cioè, io il traffico aereo andrebbe migliorato, ma non dove stiamo noi, perché non è possibile insomma rovinare già un territorio che ne sta subendo di parecchio. Grazie Pasqualino, Umberto. Eccoci qua. Beh, mi ci vai per 2 ore, però 10-5 minuti vediamo di poter stringere. Partiamo dal discorso politico, c'è chi già ha fatto la campagna politica sull'aeroporto, De Monaco, come attuale presidente della provincia, a suo tempo faceva lo spot televisivo e c'era proprio l'aeroporto come sua cosa, quindi questo ve lo posso dire tranquillamente, tanto l'ho vissuto un po' di anni fa. E per quanto riguarda le varie cose che ho sentito, purtroppo c'è qualche disinformazione, ma giustamente ognuno è tecnico delle cose sue, quindi sa quello che dice. E il velivolo che tu dicevi a 1339 che fa il rumore lo senti da casa fa 10 volte più rumore che un velivolo della Ryanair, proprio perché attualmente il tipo di consumo, chilogrammo spinta, il tipo di impatto anche come decibel, quindi di rumore, è stato portato a livelli minimali. A quella Dina non si parlerebbe, io voglio spezzare la lancia anche a favore suo perché giustamente lui ha dato i dati tecnici, io un pochettino dentro ci sto e quindi rivedo le cose. Non si tratterebbe di fare un qualcosa che vada a stravolgere l'ambiente o allargare di qua di là? Qui si parla, e questo forse non è stato detto molto chiaro, di adeguare il sito già esistente, cioè lì non c'è praticamente niente da fare. La pista più o meno come adesso è misura, la misura che ha attualmente, che è 1710 metri, è più che sufficiente per far atterrare non per forza il 737, ma già i velivoli Turboelica, ad esempio l'ATR-42 o 72, che comunque io ho lavorato a Grosseto, hanno portato per la città di Grosseto, che è la metà di Latina, un ottimo indotto in quanto collegavano tutti i giorni con Firenze o con Roma e portavano la gente che era, soprattutto imprenditori, che doveva sviluppare un certo tipo di lavoro, in maniera rapida, veloce, eccetera, eccetera. Cioè, chiudersi nel discorso soltanto ambientalista in questo caso non è del tutto giustificato, non ci sono i presupposti per che sia un eccesso di rumore, anzi, o un eccesso di consumo carburante, anzi perché se noi vogliamo andare a vedere tutto ciò che può essere portato via cargo e togliamo dalla strada, visto che la pontina va tutti i giorni e diventa un disastro, probabilmente consumeresti di meno e inquineresti anche di meno, se vogliamo vedere questo tipo di raffronto di rapporto. No, questo proprio è chiaro. Se l'aeroporto che sta lì fuori, che non ha più competitività e quindi sta chiudendo, potesse mandare fuori la propria produzione tramite il vettore aeroportuale, che costerebbe niente perché c'era un passo, non metterebbe 10 di mezzo alla strada. Sono dati di fatto questi. Cioè, cerchiamo di essere un attimo... parlando di aeroporto, assolutamente, a questo punto. Sì, ma o il cargo o il civile che sia... No, vabbè, TR-42 e 72, puoi anche configurare... Sono 40 persone. Ah, fino a 50-60 persone. Puoi configurare anche dei velivoli che possono essere misti o per i piccoli trasporti, perché no? Cioè, questa preclusione a priori è errata, non che non si voglia lo porto qui per altri motivi, bene, ma se questo è il motivo ambientale o il motivo di rumore, consumo, eccetera, eccetera, ti dico che assolutamente non è questo il problema, ok? Il sito portuale come adeguamento, se veramente si dovesse fare un discorso del genere, in effetti rispecchierebbe quello che è stato dato da lui come dati di costo di allungamento pista relativa. E per quanto riguarda invece quello che potrebbe essere uno scalo teorico per i passeggeri o merci, l'ho visto lavorando in Kosovo, dove sono andato in missione umanitaria, che l'aeroporto di Pristina, l'aeroporto di Giacova, hanno lavorato per anni con i tendoni che non facevano altro fare check-in e check-out e non davano nessun fastidio a nessuno. Non c'era questo grosso problema di sovraffollamento o strutture megaboliche, qua non se ne fa niente.
E cosa che praticamente forse sfugge, che è se anche l'aeroporto militare non va via, anche non va via, si può benissimo coesistere, perché l'aeroporto militare latino, essendo una scuola, vola massimo dall'alba al tramonto, anzi attualmente sabato e domenica totalmente chiuso, vola dalle 8 alla mattina alle 4 e mezza del pomeriggio, qualche volta un po' più tardi, ma poco di più, e oltre alle finestre dove fa volare anche il civile, ha tutta l'attività teoricamente notturna, concedibile cioè, che non diano chiaramente il fastidio che devono, per poter operare tranquillamente. Cioè, questa preclusione a priori sinceramente la vedo male. Diciamo che nelle condizioni attuali, con tutte quelle tensioni che lui ha spiegato e sulle quali mi trovo chiaramente d'accordo, avendo anch'io girato parecchi costicini, in effetti c'è uno sviluppo chiaramente molto molto grande. Si potrebbe anche fare l'aereo che da Parigi porta all'Oasi di Ninfa, perché viene giù con l'ATR, si fa 45 persone che scendono lì e vanno subito a Ninfa col pulmino adatto. Cioè, volendo programmare, si potrebbero venire a programmare queste cose. Il problema nostro qual è? Attualmente qua latina, prego. Non possono scendere a Roma, sì. Perfetto. E quanto ci mettono per arrivare qui? Cioè, il problema è che noi non abbiamo comunicazione, non siamo l'unica provincia che c'è autostrada, una delle poche anzi, va bene, è reale ragazzi, che la pontina è invivibile per chi l'ha venuto i giorni come la faccio io, è un problema reale, che la ferrovia è dura. Perché noi non abbiamo né ferrovia né strade né nulla, cioè significa che comunque abbiamo lo stesso problema di Viterbo, cioè tu comunque per fare l'aeroporto devi comunque fare in cosa delle infrastrutture. Sì, però il progetto della macchina è già partito. Aprile 2015 parte. Un intervento breve così si può fare, perché inizia il caso. Allora finisco, chiudo soltanto con questo. Il problema attuale nostro è che tutto ciò che si vorrebbe fare di fatto anche bene, con le pressioni giuste, finché abbiamo questa classe politica non si potrà fare. Perché come voi aprite bocca per fare un qualsiasi passo, per chiudere l'aeroporto, proprio l'aeroporto, deve fare i conti con chi comanda a livello comunale e provinciale. Questo è poco ma sicuro. Giustamente ci sarebbe subito la camorra, la 'ndrangheta, chi volete voi. Alla fine, al momento, queste non si possono fare. Quindi o si stravolge tutto e si può ragionare da capo di tutto, oppure attualmente lasciamo perdere che non è possibile farlo. Già sono pronti a metterci le mani, ci sono due cognomi, non è un problema come lui chiedeva prima, tutto l'altro. Grazie Umberto. Prego. Ma vabbè, gran parte delle cose che volevo dire già sono state dette e quindi io volevo solo dire che bisogna capire anche in che direzione appunto vuole andare Latina, quale vuole essere l'anima che in cui si identifica questa città e questa provincia, perché anche secondo me, io innanzitutto quando Fabio ha mandato le email a Giuseppe e a Ivana, a me è piaciuto il suo, pur io essendo contraria ad un aeroporto, ho apprezzato il suo modo di approcciarsi, cioè con il progetto cittadino, perché è molto vicino al modo di porsi del movimento, anche se noi per i nostri principi, certo non è che sono ciechi e ci chiudiamo a riccio, però sicuramente consapevoli del territorio nel quale ci troviamo, e penso che difendere l'ambiente sia la mossa più intelligente, proprio perché sappiamo gli attori politici quali sono nella nostra zona. E quindi, considerato Ninfa soprattutto perché è la più vicina, ma considerato anche che Latina Scalo per esempio è una città che si sta sviluppando in questi ultimi anni, che è praticamente attaccata alla zona dell'aeroporto, e comunque sempre per non sono dati certi, e anche a me piacerebbe sapere dati precisi sui quali ragionare, però tra atterraggi e decolli questo comporterebbe la chiamare in causa anche la città di Cisterna, perché non è una cosa che si limita a Ninfa e Latina Scalo, cioè atterraggi e decolli magari da terra sembrano una cosa, però l'area che insomma che richiamano tra atterraggio e decollo è molto più ampia, almeno
come superficie, diciamo. Sì, sì, penso che, cioè, così, sempre detto per un po' a sentito dire, un po' a occhio, non sono dati precisi. Quindi io, siccome non penso che, cioè, mi piace dire che Latina deve rimanere provinciale, però dobbiamo essere anche realisti e vedere quello che già c'è. Noi abbiamo un patrimonio ambientale, territoriale e turistico in potenza che non tutti hanno la fortuna di avere, perché noi nella piccola lingua di terra che è l'Agro Pontino abbiamo, non è che voglio elencarli per fare il mio discorso più importante, però abbiamo mare, Circeo, Ninfa stessa, le città storiche come Sermoneta e Norma, abbiamo anche i laghi, abbiamo anche delle importanti realtà agricole, biologiche e biodinamiche proprio nella zona di Ninfa e nei dintorni dell'aeroporto. Quindi fare il discorso del più forte neanche mi piace tanto, cioè nel senso aeroporto realizzabile, ok, si va avanti, no, bisogna anche fare pro e contro di quello che si trova, cioè un'analisi della fattibilità appunto. Però tornando all'approccio che hai avuto tu, che mi ha colpito e per quello ho pensato che fosse giusto darti come altro interlocutore tra il signor Agnoni e Giorgio Libralato, proprio per il tuo tipo di proposta, sì, sicuramente la tua dovrà essere una iniziativa apolitica, perché condivido quello che hai detto sul rimanere indipendenti, però volevo chiederti se se fossi aperto a un diverso tipo di ragionamento oltre che limitarlo all'aeroporto, cioè questo tuo cercare di inserire Latina un po' in un contesto più internazionale. Ossia, certo tu dici che i trasporti e il modo per raggiungere Latina è la base su cui si fonda l'internazionalità di una città, però anche capire su dove vuoi andare, perché tu dici sì, magari rendere Latina un posto per aziende del settore terziario anche, no? Dei servizi. Però non dico che Latina non è la città giusta, però quali sarebbero le aziende che del settore dei servizi che Latina starebbero bene? Capito? Cioè è un discorso di integrazione di queste idee sul territorio, non è che si possono portare dei concetti e invadere un ambiente che comunque ha le sue caratteristiche. Solo una cosa, ci sono alcuni tipi di... No, però magari sì, ci sono gli altri interventi. Sì, il problema è quando vengono chiamati direttamente in causa possono dare, perché se non si prende il punto alla fine può dare un appunto di risposta, ma una roba di secondi. 12 secondi. Ci sono alcuni tipi di interventi o di azioni che hanno carattere abilitante orizzontale. Questo è esempio come potrebbe essere un aeroporto, una puntina che funzionasse o quant'altro. Questo poi apre le strade e la possibilità di prendere altre strade, però senza lo strumento abilitante non puoi decidere quale tante strade intraprendere. Però come chiudo. Cioè, prima tu facevi l'esempio di Parigi che è nato in un campo agricolo desolato, lontano, perché anch'io ci sono andata, ci sono voluto un'ora e mezza da Parigi, però era un campo desolato. L'aeroporto adesso si trova, il progetto dell'aeroporto gira da tanti anni, questa voce dagli anni 70, però negli anni 70 sicuramente quello che c'era intorno a quelle piste era il nulla. Adesso c'è, non dico che è densamente popolato, però sicuramente non è lo stesso impianto su cui è nata l'idea di un aeroporto commerciale o civile, e questo non si può fare finta di non vederlo.